8,8, scusami, 8,8, 8,8 miliardi, giustamente il capogruppo in regione. Era esatto, l'ho solo aggiornato. Ah, l'ha aggiornato! Caspita, 8,3 lo sapevo ieri, 8,8 adesso, perciò immaginate in che mani si è messi, dobbiamo fare in fretta le elezioni perché sennò qua siamo veramente finiti. Ringrazio Claudio Tutto, che ovviamente voi sapete che è il capogruppo in regione, un applauso ci vuole. E allora dobbiamo cambiare questa mentalità del presidente della regione che non sa quello che vuole essere ambiguo, perché a volte è meglio dire un ni piuttosto che un sì o un no, è meglio dire un ni perché così teniamo, sapete, le due fazioni un po' da una parte e un po' dall'altra. Abbiamo continuato, cioè voi vi ricordate 5 anni fa il presidente, la presidente Bresso aveva promesso la TAV, avete visto qualcosa? Non abbiamo visto niente. La TAV è un'opera strategica, di un'importanza strategica per il Piemonte, per lo sviluppo del Piemonte, andrebbe ad aumentare di uno 0,5 il prodotto interno lordo della nazione. Perciò immaginate quanto è fondamentale, quanto sono fondamentali i collegamenti, soprattutto visto che il Piemonte non deve affacciarsi, o meglio, non deve essere sotto la Lombardia o allacciarsi solamente alla Liguria. Il Piemonte deve sboccare in Europa. Il Piemonte deve essere una realtà europea importantissima, e l'Europa è il nostro futuro. Non possiamo chiuderci. E la Bresso ormai ci ha abituato a queste bugie, ma vedete, la cosa che mi ha colpito è che noi dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Noi non dobbiamo dire che quelli che votano centro-sinistra, quelli che votano sinistra sono dei cattivoni, non capiscono niente o altro. No, quelli che votano centro-sinistra, non estrema sinistra, centro-sinistra, sono delle persone che sono state prese in giro, perché la Bresso ha preso in giro migliaia di persone, come appunto in Valsusa per la TAV, dove la sinistra ha quasi preso il 50% 5 anni fa, adesso è scesa al 10% l'estrema sinistra. Perciò cosa vuol dire? Che la gente ha capito di essere stata presa in giro, e noi dobbiamo dire a quelle persone: non vi preoccupate, perché il nuovo presidente della regione Piemonte sarà il presidente di tutti i piemontesi, non sarà il presidente di una parte politica così come ha fatto la Bresso, non sarà un presidente che ricorda sempre solo gli amici degli amici, sarà il presidente di tutti i piemontesi, e sarà il presidente soprattutto dei giovani, perché è inutile negarlo, però la forza che spinge la macchina, che può essere la macchina politica, organizzativa, sociale, è quella dei giovani, perché i giovani trainano in una maniera forte quello che può essere l'attività sociale, nelle università, nelle scuole. È questo il motore trainante, il punto di riferimento, e pertanto dobbiamo cambiare modello, dobbiamo dare un modello nuovo al modo di fare politica, e il modello nuovo lo avremo grazie al cielo e grazie a Umberto Bossi, perché avremo due modelli di governo che saranno il presidente della regione Piemonte e il presidente della regione Veneto, che per la prima volta queste due figure daranno un'immagine importante e daranno un governo differente da tutto quello che è sempre stato il passato. Saranno due persone che stanno a contatto con la gente, stanno tra la gente, perché la Bresso è stata 5 anni fa, prima delle elezioni, l'hanno trovata con le borse della spesa, a fare la spesa con i giornalisti che la seguivano. Ah, io faccio la spesa, la prima e l'ultima volta che ha fatto la spesa in vita sua, perché lei ovviamente è abituata a stare nei salotti bene e qualcuno farà la spesa per lei, magari, che ne so, anche un extracomunitario, magari senza permesso di soggiorno, non lo so, però comunque non è abituata a stare tra la gente, come noi. Io oggi sono andato al supermercato a comprare i pannolini per i miei figli, e costano anche tanto, e tra l'altro una cosa che vi dico, perché nel piano sanitario sarà presente, perché noi abbiamo un'idea molto chiara di come dobbiamo cambiare questa regione, e nel piano sanitario, probabilmente ve lo spiegherà nel dettaglio Roberto Cota più tardi, saranno presenti anche tutte quegli incentivi, quelle forme di aiuto alle famiglie che non riescono a pagarsi i pannolini, che non riescono a pagare il latte in polvere, quelle cose che sono tangibili. Perciò i cittadini italiani, cioè i cittadini piemontesi, cioè non quelli che sono extracomunitari, dovranno godere dei privilegi di quello che la regione deve dare. Perciò i nostri giovani
i nostri giovani che purtroppo non riescono più a far figli, non fanno più figli perché la situazione economica è quella che è. Dobbiamo aiutarli, dobbiamo incentivarli. E io ero al supermercato stamattina e una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: ma caspita, avevo due bimbi nel carrello, che c'erano sei pacchi di pannolini e due bambini. Mi ha detto: ma ogni tre pacchi di pannolini regalano un bambino. Mi ha detto: no, sono i miei, però sono i miei. E allora una signora mi fa: ma le costa comprare i pannolini? Io ho detto: ma grazie al cielo io me lo posso permettere. Ma lei pensi tutte quelle persone che non possono? E lei mi ha detto: e secondo lei come possiamo fare? E io ho detto: la risposta si chiama Roberto Cota, l'avrei votato. E nella cassa, alla cassa in fila, e questa è la cosa più bella per fare politica, c'erano altre persone che ascoltavano e si sono unite nel discorso. E allora dice: sì, è vero, l'ho sentito anch'io, sarà il cambiamento, ce la faremo a rialzare il Piemonte, sì. Ce la faremo a rialzare il Piemonte, perché Roberto Cota è il nuovo presidente della regione Piemonte, lo sarà presto, lo sarà alla fine di marzo, e da quel momento, come abbiamo detto ieri in un convegno, coloro che sono gli amici degli amici, tipo, ho saputo, dimmi se sbaglio Claudio, 25 persone nell'ufficio di comunicazione dell'Abresso, del presidente. 32, qua continuano ad aumentare, siamo un'asta, grazie dell'informazione. Porca miseria, dobbiamo fare in modo di mandare a casa presto, perché sennò qua ci rovina. Ecco, 32 persone, immaginate voi, 32 persone che fanno le persone che fanno il portavoce del presidente, 32 persone, ma cosa ci avrà mai da dire? Cosa ci avrà mai da dire? Che nessuno lo sa chi sia, che non l'hanno mai visto in mezzo alle strade, nelle piazze, nei mercati, non c'è mai. Aveva tolto le auto blu, poi le ha messe grigie, ma vi rendete conto che personaggio? Allora noi abbiamo un modello differente, noi dobbiamo puntare a ridare rilancio al lavoro, ridare rilancio all'attività che abbiamo tra i nostri operai, perché il Piemonte è una regione che ha paura, i piemontesi hanno paura del futuro perché lo vedono incerto, perché vedono il lavoro precario, vedono che i giovani non riescono a trovare la collocazione lavorativa, vedono la sicurezza, perché poi d'altronde, cioè, soprattutto noi a Torino, magari voi nelle province avete magari qualche difficoltà in meno, ma noi a Torino abbiamo delle zone che sono assediate, che non c'è più, che rischiamo di perdere il controllo, e poi alcuni di questi. Buon lavoro. Grazie. Salve. Grazie.